Ciao a tutti, io sono Ilaria e bentornati in questo nuovissimo video. Oggi andiamo a fare la reaction alla 6x13 di Vikings, la terza puntata della 6B, che conclude non solo la sesta stagione, ma anche la serie di Vikings. Io vi linko su nelle schede sia la reaction alla 6x11 sia quella della 6x12. Piccoli disclaimer: 1. Ci saranno degli spoiler in questo video, come anche nei precedenti, perché andremo a vedere proprio la puntata. E poi, se mi vedete sempre con gli stessi vestiti, non è perché non mi lavo e non mi cambio, ma sto registrando questi video sequenzialmente, anche se voi li vedete una settimana. Allora, possiamo partire subito a fare la reaction di questa puntata. Vediamo un po' se riesco a dimenticarmi di Bjorn, della sua morte, ma non credo che succederà mai. Re Aen. Che cosa vuoi? Chiedo un'udienza con il principe Oleg. Purtroppo il principe è impegnato adesso. Sta parlando con il principe Igor e tuo fratello Vitek. Non posso unirmi a loro? Non mi è stato ordinato di farlo. Ignorato ed escluso. Si sta incazzando, eh? Si incazza male adesso. Vitek. Ivar. Cosa vuoi? Che strano. Oggi tutti continuano a chiedermi che cosa vuoi. Ecco cosa voglio. Voglio incontrare il principe Igor e il principe Oleg. Ma a quanto pare, fratello mio, all'improvviso ti sei intromesso tu. Perché vuoi parlare con Igor? Ci sono cose che deve sapere, cose importanti. Dimmele allora, me le riferirò. Vedi, non ti fidi di me, Ivar. Non ti sei mai fidato. Mi credi stupido? Oleg ti crede uno stupido. Che cosa ti sta dando, eh? Ti avrà dato qualcosa. Oleg mi tratta bene. Lui crede in me. Non come te, mi hai sempre trattato da schifo. Tu sei mio fratello. Sei Quindi sangue del mio sangue. Dimmi in nome di Dio, cos'è Oleg per te, eh? Ecco cos'è Oleg per me. È il futuro sovrano di Costantinopoli. Il futuro sovrano del mondo. Tu cosa sei, eh? Povero, Però triste Ivar! Sei solo uno storpio. Beh, doveva arrivare prima o poi in questo momento, comunque. Che si ammazzassero. No,
male. Sono troppo contenta. Meno male che ha vinto Vizza. Ammazzalo, finisci ad abbazzarlo di botte. Non avere pietà di lui. Vabbè, questo ci sta dietro, cioè, secondo me lo sta drogando, Vitor. Non so, sono pure anche aperto. Cioè, tutti ti sogni ad occhi aperti. No, vabbè, adoro. Dici. Volevo dire a tutti che sto per convocare l'assemblea per eleggere un nuovo sovrano. Il tempo per piangere è ormai finito. Chiunque a Kattegat potrà proporsi come sovrano. Vi comunico che io intendo propormi in onore del mio defunto marito. Se sarò eletta, farò del mio meglio per difendere Kattegat dai russi o da altri aggressori. Porterò avanti gli sforzi fatti da Bjorn per costruire le difese e anche il nostro futuro. Non sono l'unica vedova di Bjorn. Ingrid vi esporrà le sue intenzioni. Anch'io intendo propormi. Porto in grembo il bambino di Bjorn. Io mi preoccuperò soltanto di nutrire l'unico erede legittimo di Kattegat. Il vero discendente di Bjorn la corazza, Ragnar Lothbrok, e del nostro dio Odino, il padre degli dèi. Anch'io combatterò per Kattegat. Eric, eri un fedele sostenitore di mio marito. Gli hai salvato la vita e ti siamo riconoscenti. Posso chiederti chi intendi sostenere alle elezioni? Onestamente non ho ancora le idee ben chiare. Ci penserò più avanti. Devo prima riconoscere il mio debito nei confronti di Bjorn per fare la cosa giusta. Perché non ti proponi tu? Sono uno Skogamor. Non mi interessa ottenere la corona. Onesto. Non si vede più la terra. È successo anche molti anni fa. Che direzione hai preso? A ovest, nord ovest. Perché? Me l'ha detto Dio. E il tuo Dio te l'ha detto? Sì. Mi ha parlato nel silenzio. Ho ascoltato. Ube scioccato. Perché era che il mare non sparisce? È per colpa del serpente Jormungandr, il nemico degli dèi. Con la sua enorme coda avvolge tutto il Midgard. Lui risiede laggiù, nel fondo dell'oceano. Conosci la storia di Thor che andò a pescare? Mise nell'amo la testa di un bue e lanciò la sua esca nelle acque profonde dell'oceano. Jormungandr prese l'amo. Il serpente cominciò a muoversi con violenza, ma il dio del tuono non allentò la presa, no. Trascinò il mostro sotto la piglia e riuscì a portarlo sulla barca. Estrasse il martello e cantò un'orribile canzone, colpendo la testa di quel terribile mostro. Jormungandr urlò.
Il Midgard rabbrividì. Tirò il grande artiglio che perforava la sua bocca. Si dimenò con tutte le forze e alla fine, dopo un grande scontro, riuscì a liberarsi. E il serpente tornò di nuovo nei profondi degli abissi. Preferivo non sapere questa storia. Hai visto? Che dici? Cosa? Potter continua a sussurrare all'orecchio di Ubbe. Credo che abbiano un piano in mente. Contro di te? Contro chi dovrebbe essere? Certo, contro di me. Non dovevamo partire. Sono preoccupata per te. Per me? Non dovresti esserlo per me. Non intendevo questo. Non lo sono per te. È che provo timore per te. Il tuo è intuito femminile. La terra è pericolosa. Fratello, devo parlarti di Igor. È estremamente importante. Tu devi ascoltarmi. Oleg vuole vederti. Ti ho detto che devi ascoltarmi. Lui vuole vederti. Adesso. Vizek, te l'ho detto. Adesso. Non capisco perché vuoi parlare con Aiva. Credevo l'avessi estromesso. E che preferissi suo fratello. A te cosa importa, mia cara? So che sei una creatura sentimentale. Vedo che hai un debole per quello storpio, lo capisco. Ma nella vita reale non c'è spazio per i sentimenti. Non sono d'accordo. C'è sempre spazio per l'amore. Tu ami quello storpio? Certo che no. Certo. Io amo te. Però ci siete a letto. Complimenti. Ho sposato te, ho donato il mio cuore a te. Ma tu condividi così poco con me, Oleg. È politica. Perché mai vorresti essere coinvolto in questo? È noioso. Non per te. Sono un uomo nel mio lavoro. Mi ami ancora, non è vero? Sì, certo. Con tutto il mio cuore. Certo. Non devi mai dubitarlo. Però. Re Aivar è qui. Abbiamo trascurato, mio caro Aivar. Dopo la sconfitta ho perso la fede in Dio, in te, in tutti quanti. Ero diffidente, vedevo tradimenti ovunque. Ti ho trascurato. Ho avuto brutti pensieri su di te. Per questo, amico mio, voglio chiederti perdono. La mia cara moglie ha interceduto per te. Mi ha detto che sono stato crudele, che non avevo nessun motivo di diffidare di te. Tuo fratello, Vizark, non è stato sempre gentile. Sai, io credo che ti ami e ti odi in egual misura. Lui non mi serve a niente. Se vorrai, lo farò uccidere. Se deve ucciderlo qualcuno, lo farò io. Scusaci. Il privilegio di un fratello. Certo. Thank you.
Ma che sedia? Cosa sta facendo? Beh, scammabile effettivamente. Vabbè. Fermi! Saltala giù! Dietro la tenda! Forza! Sbrigatevi! Arriva una tempesta. Vieni, tesoro, non aver paura. Io non vi riconosco. Chi siete? Ma che ti importa? Non siamo Rus. Siete in guardia per i Rus, giusto? Siete molto attenti. Però non so ancora chi sei. Certo che no. Quando ti concentri su una cosa, perdi di vista ciò che ti succede intorno, vero? Non ci sono altri candidati. Solo tu e Ingrid. Perché nessuno si è fatto avanti? Non è ovvio? Queste elezioni sono legate a Bjorn e al suo retaggio. Come può essere altrimenti? Hai preso una decisione. Chi sosterrà? Eric mi spiegava delle votazioni. Ha sentito.
Adesso spetta al popolo. Sì. Adesso spetta al popolo. Tu lo sai, vero? Mi stavi guardando? Sì. Preferirei che rimanesse un nostro segreto. E se vuoi dirlo al mondo? No, non lo dirò al mondo. Bene, spero di avere il tuo sostegno. Questo non è il tuo segreto comunque, amica. Deve decidere lui chi sostenere. Il principe di Rembrandt. Tu credi che Oleg ti voglia bene? Non è così, lui ti disprezza. Lo dici tanto per dire, Ivar. Sta zitto e ascoltami! L'ho incontrato ieri. Mi ha chiesto se avessi intenzione di farti uccidere. Avrei potuto accettare. Forse avresti dovuto. Non avrei mai detto di sì. Certo. Ad ogni modo, ho bisogno di te. Dobbiamo portare via da qui il principe Igor e unirci all'esercito del principe Dir al Novgorod. Non posso riuscirci da solo. Beh, visto che il mio destino è ucciderti, è sensato che io rimanga con te, suppongo. Hai qualche idea su come far uscire Igor da Kiev? Il principe Oleg mi ha riferito con orgoglio che il patriarca manderà il primo vescovo metropolita a Kiev per celebrare la Pasqua. La fede cristiana è ancora nuova qui. Ci sarà un grande entusiasmo per tutta la città e per tutto il regno. Centinaia di russi arriveranno da ogni dove. Tutti vorranno vedere
il vescovo Leon e i suoi accoliti trascinare la croce alla cattedrale. Quando arriverà il vescovo? Domani. E la cerimonia sarà dopodomani. Sogno. Dai, ma perché? È morta. Disaccordo. È tornato. Chi? Chi è tornato? Dimmelo, strega!
Stare lì. Di chi parli? Di chi parli? Te l'ho detto. È lui. Mi piace moltissimo dover interrompere queste edizioni. Ops! Ops! Mi piacciono le edizioni. Ho sempre approvato le edizioni. Oh, a proposito, per chi non ha alcuna idea di chi io sia, il mio nome è Harald. Ma il mio popolo mi chiama Re Fainir. Una volta ero importante da queste parti. Una volta. Ero un grande amico di Bjorn la corazza. Ho avuto una relazione con la sua bellissima madre, la Gerda. Conosco i figli di Ragnar come nessun altro. Mm. E ora mi sembra di essere ritornato a casa. Ma le cose cambiano. Certo che cambiano. E perciò ora ho un nuovo alleato. Il suo nome è Skane. Non è difficile da ricordare. E come presto voi scoprirete, non si può dimenticarlo. Sono venuto qui a salvare tutti voi. Amavo Bjorn. Nessuno può negarlo. È scritto nelle nostre saghe. È scritto sui muri. Sono venuto a rivendicare ciò che è mio. Skogamor. Un pirata e un assassino. Decideremo cosa fare di te. Gunilda. La mia stima per te è sempre più grande. Sei una donna bellissima e davvero straordinaria. Ti ringrazio. Ma il tuo tempismo non è dei migliori. Io direi il contrario. Il mio tempismo è, come sempre, perfetto. Siete tutti riuniti per eleggere un nuovo sovrano. Beh, non dovete preoccuparvi di nominare un nuovo re di Kattegat, perché io ero e sono ancora il sovrano di tutti quanti i Norreni. E perciò io sono ancora il vostro re. Sono ancora il vostro re. Sono ancora il vostro re. E prometto di essere un sovrano sempre giusto e imparziale. Un forte sovrano. Un famoso sovrano, perché voglio che il mio nome sia ricordato da tutti. Fino a quando anche i nomi di Ragnar Lothbrok e Bjorn la corazza saranno ricordati. Non dovete avere paura. Non ci saranno esecuzioni. Gli uomini di Skane non vi faranno del male. Vogliono soltanto stare qui. Loro vogliono essere parte della vita della vostra grande città. Vieni. Vieni, ragazzino. Dobbiamo soltanto imparare a volerci bene. Giusto, ragazzo? Ecco perché Harald è uno dei miei preferiti, comunque. Io lo adoro.
Cosa vuoi? Diccelo. Quanto sei contenta di vedere Harald? Troppo contente, siamo in due. Ma è quanto noi. La vita è strana. Molto strana. Tante volte ho pensato che il mio creatore mi avrebbe ucciso. Ma sono sempre stato graziato. Chissà perché. Forse Odino ha ancora un piano per me. Io so che cosa vuoi. Vuoi solo essere con Bjorn. Desideri tutto ciò che aveva lui. C'è qualcosa di sbagliato nell'ambire ad essere un eroe? Ho sempre combattuto contro Bjorn. Ma un giorno ho pensato... Io voglio bene a Bjorn. Gli voglio bene. E voglio essere come lui. Voglio che le persone amino me tanto quanto amavano lui. Mi sembra che tu ottenga sempre ciò che vuoi. Non ti importa di essere ammirato. Sì. Una volta ero così. È vero. Ero arrabbiato ed ero geloso. E ora non lo sei più? Penso di no. Dicono che se un uomo persiste nella sua follia, poi diventa saggio. Ho raggiunto questo punto nella mia vita. Non sono più geloso, io non sono più arrabbiato. Il mio cuore è aperto. Beh, se sei davvero onesto, rispetterò la tua onestà. Non chiedo nient'altro. Sono convinto che noi tre, tutti insieme, sapremo forgiare il futuro di Kattegat. Skoll. Dai, un po' di competentezza. Non siete tristi del ritorno di Harald? Anche se probabilmente hanno i loro motivi per non essere contenti. È ora di alzarti, principe Igor. Oggi è un giorno molto speciale. Sì. È venerdì santo. Tu sai perfettamente che è speciale per un altro motivo. E oggi dovrai fare tutto ciò che ti diremo. Senza obiezioni. Se non lo farai, sarà la fine per tutti noi. Questo lo capisci? Non è vero? Scusa,
venerdì santo, un giorno speciale, il giorno in cui commemoriamo la crocifissione del Signore. Ma così si fa la festa, cioè la Pasqua? Si faceva almeno. L'ho detto, no, non svieni. Facci entrare. Io non ti riconosco. Apri le porte, d'accordo? Andiamo. Tutti vorremmo essere da un'altra parte. Cari amici, fratelli in Cristo, ricordate questo giorno, il giorno della crocifissione di nostro Signore. In ginocchio e pregate. Viemonos para la fondes vane lesson isto pretorium sinigagon e pafton olet inspira ecci sanes afton recigan afton clamida. Si è svegliato, si è accorto un po' troppo tardi. Va bene, non so che dire, sono un po' scioccata, sì, un po' l'ansietta ci sta tranquillamente. Vediamo cosa combinerà questo scemo di merda ora che Igor è scappato insieme a Ivar e Isaac. Secondo me farà una brutta fine. Secondo me tutto farà un po' una brutta fine, me lo sento. Cioè, morto Bjorn, secondo me andrà tutto un po' a farsi benedire. Vediamo un po' come sarà la prossima puntata e le prossime anche. E niente, se questo video vi è piaciuto lasciate un like, fatemi sapere nei commenti cosa pensate di questa puntata.
e iscriviti al canale attivando la campanellina per non perdere nessun altro video. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!